Stella, oggi hai fatto una grandissima prestazione e hai dato prova di grandissimo carattere dopo quel piccolo errore della settimana scorsa. Oggi tanti interventi decisivi, sei stata bravissima. Sì, ho cercato di dare del mio meglio per dare il mio contributo alla squadra. Direi che abbiamo dato tutte quello che potevamo dare e ci abbiamo provato fino alla fine senza mollare. Come te anche tutta la squadra ha dato una prova di grandissima forza, di grandissimo carattere contro la squadra che probabilmente vincerà il campionato. E faccio i complimenti a te come li faccio anche a tutte le altre. Tu che partita hai visto dal tuo punto di osservazione? Secondo me siamo partite con il piede giusto e abbiamo continuato a dare tutto fino alla fine. E nonostante sapevamo che sarebbe stata una partita dura, abbiamo dato tutto quello che potevamo e abbiamo cercato di tenere fino alla fine. Laura, veramente un gran peccato. Avete giocato una gara tosta dal primo all'ultimo minuto. Purtroppo non è bastato contro la squadra che probabilmente vincerà il campionato. Sì, mi dispiace perché abbiamo giocato bene contro una squadra che secondo me bisogna fargli complimenti, niente a dire, però abbiamo dimostrato di essere forti anche noi, nonostante l'età, l'inesperienza, secondo me oggi è andata bene, non il risultato, è andata bene la partita, come abbiamo giocato, l'atteggiamento, però il risultato... Sono queste comunque le partite e le prestazioni che fanno crescere un gruppo in generale, e vedendo i vostri occhi veramente si vede la grandissima delusione comunque per una squadra che sta crescendo e tutto quanto. Magari potrebbe essere anche più l'orgoglio di aver perso di misura contro una squadra così forte, invece c'è delusione, quindi è la voglia di crescere e di migliorarsi ancora di più. Sì, sicuramente oggi dovevamo dimostrare, diciamo, sia noi che al contorno di essere quelle che tutti si immaginano, e secondo me le ragazze oggi sono state veramente brave. Hai ragione quando dici la delusione, perché sotto la doccia non parlava nessuno. Comunque dispiace, è andata così, e sono stati due episodi, abbiamo preso due gol e è andata così. Adesso si riparte per l'ultima partita prima di Natale, bisogna ripartire ancora più forte. Sì, esatto, soprattutto non sottovalutarla, che è l'ultima, perché comunque è una buona squadra anche quella che andremo a incontrare domenica prossima. Dobbiamo chiudere l'andata nel migliore dei modi e martedì ricominceremo a lavorare.